Le Red Velvet fanno bene a uccidere gli uomini nei loro music video. Vai a morire in guerra. Gli uomini dovrebbero solo andare a morire in guerra. Stai zitto perché sei un uomo. Voi pensate veramente che le Red Velvet sarebbero orgogliose di voi nel vedere che scrivete queste cose? Un commento come questo è antifemminista, contro gli uomini, contro le donne, antipacifista. That's not activism. In questo video mi occuperò principalmente di parlare di cos'è la cancel culture o calling out culture e come questa non sia un sinonimo di attivismo, perché tutte queste persone che pensano di fare, diciamo, dell'attivismo cercando di buttare giù una persona in qualsiasi modo, augurandola di morire, eccetera, eccetera, sono convinte molto spesso di fare la cosa giusta e di doversi comportare in determinati modi proprio per poter far valere i diritti di persone più deboli. Volevo parlarne perché troppe volte sento parlare di cancel culture e la gente, beh, prima di tutto non sa cosa vuole dire e in secondo luogo non sa in che modo agisce, in che modo può influenzare le persone e quanto sia velenosa e pericolosa. Allora, se non lo sapete, la canceling culture in passato veniva chiamata anche, in realtà anche tuttora, anche calling out culture. E praticamente, detta in parole, diciamo spicce, significa mettere alla gogna magari un elemento che solitamente ha una certa rilevanza all'interno di una certa comunità da parte di altri elementi della stessa comunità. I termini come canceling sono iniziati su Twitter quando la gente ha iniziato a twittare frasi come cancel R. Kelly e cose del genere. E tutti questi movimenti erano iniziati per cercare di portare una certa giustizia nei confronti di tutte quelle persone potenti che praticamente erano immuni dalle conseguenze che potevano derivare dalle loro azioni. Per esempio, il movimento Me Too si era ripromesso di portare social media shaming a tutti quegli uomini che abusavano del loro potere contro le donne, le quali non si potevano difendere in altro modo. L'idea era praticamente quella di dare potere a coloro che non ne avevano. In un certo senso è una specie di forma moderna della ghigliottina, in cui praticamente veniva portato in piazza comunque una persona che era ritenuta colpevole e davanti a tutti veniva tagliata la testa, la quale serviva comunque per calmare anche gli animi di queste persone che hanno subito un'ingiustizia o un torto. La canceling culture, come la ghigliottina, aggiunge questo senso di spettacolo sadistico che alcune persone provano piacere ad assistere. Vi faccio vedere qui, per esempio, ci sono dei commenti che ho detto qua il commento perché non mi ricordo neanche più che cosa ha detto, però oh mio Dio, grazie a me è iniziato questo canceling Sebastiano Serafini, sono una queen. Cioè, che io dico, scusa, ti senti una regina per questa cosa? Vabbè, direi che inizio a mangiare. Guardate che buona. Molto spesso questa canceling culture solleva molto spesso diverse polemiche, perché abbiamo da una parte i comici che dicono e che cavolo, però non si può più parlare di niente perché ogni volta che si dice qualcosa si viene cancellati o si finisce nei casini. Solitamente queste persone che se ne escono con queste uscite sono persone che già avevano il potere. Dall'altra parte invece abbiamo degli autori progressisti i quali sostengono che qualcosa come la cancel culture è qualcosa che permette alle persone di riprendersi il loro potere, specie quando si tratta di quelle persone che appunto sono messe in una posizione sottomessa rispetto a delle persone più potenti all'interno di una società e che quindi finora non avevano mai dovuto rispondere delle loro azioni. Nessuna, secondo me, di queste due posizioni è applicabile in tutti i termini, perché ci sono dei casi in cui sia i comici hanno ragione, che si sta esagerando, e dei casi in cui invece veramente la cancel culturing è necessaria in alcune situazioni e se attuata in un certo modo con una certa responsabilità, perché comunque voi non potete mettere alla gogna qualcuno senza sapere chi è, perché io ho visto tantissimi messaggi per esempio che dicevano ma chi è Sebastiano Serafini, e poi dopo una risposta di 150 caratteri ho capito, io penso di essere una persona che possa aver avuto comportamenti criticabili come tutte le persone nel mondo, ma tuttavia penso di valere più di 160 caratteri. Tutto il mio lavoro che ho fatto su YouTube e tutto il mio lavoro anche da attivista che ho fatto anche con gli enti competenti giapponesi, io mi sono affiancato comunque a movimenti come Kutu, Megane Kenshi, quindi cioè non potete definirmi in 160 caratteri facendo delle assunzioni e riferendovi a me come una persona che sessualizza le donne.
quando non mi sembra il caso, ma in ogni caso andiamo avanti e capirete, perché adesso vorrei veramente analizzare i vari punti in cui la cancel culture funziona e quali sono le sue pecche, e quando vedo proprio che viene abusata questa canceling culture per praticamente denigrare delle persone senza motivo. E qui vi potrei portare l'esempio, per esempio, di James Charles, no? Non so se sapete, era questo beauty guru molto famoso che praticamente l'anno scorso è stato nel pieno di una controversia gigantesca perché un'altra youtuber, Tati, lo ha accusato di aver utilizzato il suo potere nel far credere che una persona etero fosse gay. Cioè, già una cosa così è strana, perché se sei etero non credo che qualcuno riesca a convincerti che sei gay. Però la cosa interessante è che è stata presa questa sua accusa del tentare di aver fatto una cosa e tradotta con James Charles è un predatore sessuale. Capite che Tati nel suo video non aveva mai detto che lui fosse un predatore sessuale, l'ha soltanto probabilmente fatto intendere. Poi le persone hanno manipolato il suo messaggio e non è stato più un ha tentato di, ma è James Charles ha. Capite come cambiano? Comunque sembra una cavolata, però cambiare anche soltanto un tempo ipotetico a un fatto comunque cambia completamente la situazione. Infatti poi la verità è venuta a galla e si è scoperto che James Charles non aveva fatto niente di tutto ciò. Io mi ricordo che avevo preso subito, cioè non è che avevo preso le parti di nessuno, ma quando era successo questo scandalo comunque ero molto titubante ad esprimere un'opinione, perché sinceramente non c'era nessuna prova. Tati non è una persona che era impotente in questa situazione, comunque si sta parlando di una youtuber ricchissima che ha un impero, quindi cioè non è che una persona la cui voce non valeva niente, non è che soltanto perché è una ragazza la sua voce vale di meno di quella di James Charles che è un uomo, perché spesso vengono utilizzate queste parole e vengono messe in una narrativa un po' a caso. Per esempio io in questi giorni ho ricevuto dei commenti come vai a morire in guerra, gli uomini dovrebbero solo andare a morire in guerra, stai zitto perché sei un uomo. Io ho detto ma stiamo scherzando? Cioè ragazzi, cioè vi dico solo che mio nonno Mario Serafini ha perso la gamba in guerra, adesso non c'è più, però comunque mi ha raccontato di quelle storie atroci, e voi andare a scrivere una cosa del genere è veramente... Cioè, ragazzi, questo non è attivismo, questo è un atto di bullismo. Pensate a tutte le persone che hanno perso dei parenti in guerra. Comunque mio nonno mi ha raccontato tantissime storie di persone che hanno perso la vita in queste circostanze, quindi voi prenderlo alla leggera o utilizzarlo per, capito, combattere cosa? Perché a voi vi sembra che io sono una persona che sessualizza le donne? Cioè, non credo che... Vabbè, comunque in ogni caso non voglio soffermarmi troppo su questo argomento perché avremo tempo poi nel corso del video di parlarne. Tornando al discorso di James Charles, c'era stato proprio una specie di divertimento nel vedere comunque i suoi subscriber che scendevano, perché lui si è perso tipo 1-2 milioni di follower, perché proprio la gente sembrava quasi divertirsi del fatto che questa persona venisse privata della sua carriera che ci ha lavorato da anni per un errore che nemmeno ha commesso, che potrebbe aver commesso, che un altro creatore l'ha accusato di aver commesso. Quindi praticamente l'accusa vale più delle prove. Se vivessimo in un mondo giusto, comunque prima di portare avanti una narrativa, prima di emettere una sentenza, comunque bisognerebbe dare la possibilità a entrambe le parti di potersi spiegare, perché è proprio una cosa importante, perché comunque, capito, io posso dire una cosa su Soul Mafia, me la invento, voi prendete questo messaggio, lo fate girare su Twitter come se fosse la verità, ma non è giusto nei confronti di Soul Mafia. Comunque io tutte le battaglie che ho preso qui su YouTube, comunque io non ho mai attaccato qualcuno, una persona va cancellata, questo non l'ho mai detto. Anzi, a me anche quando sono entrato magari nel mese di agosto in una diatriba e sono state dette un sacco di bugie su di me, io ho solamente mostrato quello che realmente è successo e quello che invece era stato detto che era successo. Ma anche quando mi hanno scritto nei commenti io mi voglio togliere eccetera eccetera da questo canale, non la voglio più seguire, è un discorso comunque lecito, però io ho comunque detto che se ti piacciono i contenuti di questa persona, una persona può aver sbagliato e insomma non è detto che bisogna cancellarla per forza. E soprattutto quando ho preso delle battaglie comunque ero sicuro della loro non innocenza, perché avevo delle prove a sostegno di questa cosa e le persone stesse avevano dato la loro versione dei fatti, quindi io non ho fatto nessuna assunzione, mi sono basato solo sui fatti. Per esempio sul discorso comunque a Ria Vu eccetera,
c'erano tantissime voci che giravano sul Cerbero Podcast. Avrei potuto fare un video soltanto su queste accuse per dire che cosa ne pensassi del Cerbero Podcast sulla base delle cose che erano state dette, però non avevo nessuna prova e non potevo sapere se fosse vero o meno. Anche per il caso Wu Jin, tantissime persone mi hanno detto di parlarne, di quanto comunque Wu Jin, sapete, ho fatto due video al riguardo, si sia comportato male, abbia abusato di alcune ragazze, quando io ho detto io non ho mai visto nessuna prova e sinceramente non posso accusare una persona di un'altra cosa. Vi posso riportare il fatto, quello che è successo, le sue scuse, mi posso basare sui fatti, ma non posso inventarmi una cosa, cioè non sarebbe sbagliatissimo. Però il problema con la cancel culturing secondo me è proprio questo, perché la gente non è che si basa sui fatti, non è che va a verificare. Cioè, per esempio, guardate questo commento: chi è Sebastiano Serafini? Gli arriva un commento che chissà che cosa c'è scritto e poi ho capito. Capito, però non è che è andata a verificare. In sostanza mi hanno detto che non ho capito il problema, che praticamente l'unica cosa che ho fatto dopo che è successo questo fattaccio, poi vi racconto anche cosa è successo nel fattaccio, è stato diciamo togliere il 7, quando io ho fatto ben altro. Vi spiego adesso che cosa è successo. Praticamente io 3 mesi fa avevo fatto un video in cui parlavo della sessualizzazione delle donne nel mondo del K-pop, che è una cosa molto ricorrente. E io più volte comunque nel mio canale ho parlato di questo problema e di come bisognerebbe cercare di, diciamo, tutelare queste ragazze. Nella copertina ho inserito un'immagine di schiena, si vedeva la schiena, l'inizio delle gambe, anche insomma il lato B di una ragazza, che tutti sono riusciti a riconoscere. E già lì mi viene da dire: ma come avete fatto a riconoscere una ragazza dal sedere? Probabilmente perché è stata sessualizzata per anni dalla stessa agenzia, era un componente delle Red Velvet. Però se voi andate a vedere comunque i music video di queste ragazze, ve ne lascio qualche pezzettino, sono straricolmi di diciamo sessualizzazione. Quindi il fatto che io abbia usato quell'immagine per denunciarla era comunque giustificato e inserito in un contesto. E è molto diverso dal film Cuties, perché lì vengono prodotte delle immagini apposta utilizzando delle minorenni. Qua si parla di una ragazza comunque non minorenne che è mostrata così dalla stessa agenzia, e non è che è stata mostrata così in passato, è mostrata così tuttora, perché se voi andate a vedere l'ultimo music video delle Red Velvet è pieno di sessualizzazione. Stylist was heavily criticized for not giving some of the members safety shots. Many K-pop fans think that this was purposely done as a way to gain more attention and popularity. Think about it. The members that were given the uncomfortable outfits were the visuals of the group. Il mondo del K-pop è pieno di sessualizzazione, quindi io potrei capire se qualcuno mi avesse attaccato per quella copertina e, diciamo, fosse contro il K-pop o non conoscesse come funzionasse il K-pop. Però voi non potete essere ok con quello che succede nel mondo del K-pop e andare così contro di me per quella copertina. In ogni caso, quello che io ho fatto è stato prima di tutto mettere, diciamo, il mosaico sulle parti che erano considerate così sensibili di questa ragazza, e in secondo luogo, vabbè, mi sono anche scusato. E tuttavia questo non è bastato, perché come potete vedere pure ieri è successo tutto questo casino. Oddio, sì, let's objectify the women per far finta di niente. Io non le ho oggettificate per far finta di niente, se ci pensate. Io ho fatto un video in cui assolutamente le criticavo, neanche farlo apposta. Per esempio, cos'era? 2 settimane fa c'è stato questo gruppo K-pop che ha fatto questa live. C'erano le ragazze con delle minigonne e un altro componente di quella stessa band ha dato una felpa per coprirsi. Queste ragazze si sono coperte e dopo si sente nel background di questo video come qualcuno che dà uno schiaffo o una botta, comunque colpisce qualcuno con, penso, una mano. E praticamente le fanno subito togliere la maglia, come se quello fosse l'obiettivo della live. Quindi capite, il mondo del K-pop è straricolmo di sessualizzazione. Quindi, cioè, io mi chiedo, sono andato poi a verificare i canali Twitter di alcune di queste ragazze. Dico ragazze perché erano principalmente ragazze, perché poi sono stato attaccato anche sul discorso che in alcuni video, diciamo, scrivevo le fan invece che i fan. Quando avevo fatto quel video su Instagram, avevo detto che in futuro ci sarebbe stato il video su
sulle fan, diciamo, che rovinano il K-pop, anche maschi, quindi sulle fan. Avevo fatto quello sulle fan e sarebbe uscito quello sui fan, in cui avrei potuto parlare in particolare di un fan sfegatato tedesco. Però vabbè, alla fine poi non l'ho più fatto, ma può essere che possa uscire, ma in realtà ne ha parlato anche la mia amica Anna, quindi diciamo che per ora non è uscito. In ogni caso, la cosa, diciamo, più ipocrita è che queste ragazze non avevano criticato quel comportamento. Quindi, ragazzi, cioè, c'è una bella differenza tra utilizzare un'immagine per voler fare una denuncia o utilizzare comunque video su video, music video, un'intera industria basata sul sesso. Non prendiamoci in giro, la sessualizzazione è parte integrante di tutte le campagne vendita di questi gruppi K-pop. Quindi, cioè, voi non vi scandalizzate per quello che fa il K-pop, perché basta prendere un music video anche delle Red Velvet per vedere immagini molto più, diciamo, esplicite di quelle che io ho messo in copertina, e invece ve la prendete con uno che cerca in tutti i modi di denunciare questi comportamenti. Io posso capire che quella copertina non è piaciuta, infatti ho provveduto subito a oscurarla. Però, ragazzi, da qui a darmi del porco, sinceramente, o della persona che vuole fare click facili e soldi parlando di argomenti seri, diciamo che c'è una grandissima differenza, o no? Poi, soprattutto, la cosa, diciamo, più ipocrita di tutta questa situazione è che io ho fatto un video denunciando un comportamento che avviene nel K-pop. Non ho fatto un video, ne avrò fatti 3-4, e subito ho rimosso comunque la copertina, il video, eccetera, eccetera. Queste persone che hanno voluto denunciare me, che denunciavo il K-pop, hanno condiviso la stessa foto facendola girare e quindi oggettificando questa ragazza che loro insinuavano che io stessi oggettificando, quando sappiamo bene che quell'immagine non è che è stata un'immagine fatta di nascosto, è un'immagine che è stata prodotta e promossa dall'agenzia stessa delle Red Velvet, quindi è veramente un controsenso. Loro hanno denunciato me che denunciavo il K-pop, quindi io adesso che cosa dovrei fare? Prendere le stesse immagini, denunciare voi che avete denunciato me che ho denunciato il K-pop? Quindi praticamente continuerei a produrre questa narrativa e continuerei a, diciamo, oggettificare questa ragazza. Ma io vi dico, non rimetterò questa immagine, vedrò di stare più attento nelle copertine. Mi spiace davvero se sia stata interpretata così male, però ragazzi, io l'ho fatta in un contesto ben specifico. Eviterò di farlo in futuro, non c'è problema, però quello che ho fatto io era estremamente in buona fede, quindi, cioè, non andiamo a indagare su cose, mentre voi avete cercato di farlo per buttare giù una persona, quindi diciamo che c'è una grande differenza, perché se veramente vi interessasse che queste ragazze del K-pop non venissero oggettificate, andreste dalle aziende stesse a rompere le scatole, avreste detto qualcosa di queste ragazze a quello che è successo in questa live. Quella oggettificazione, quella è cercare di fare soldi vendendo il sesso. Io che cerco di denunciare, è un discorso veramente, veramente, veramente diverso. Perché, per esempio, io, anche quando ho parlato del film Cuties, non ho mai inserito nessuna immagine di queste ragazze, perché lo ritenevo ingiusto, perché secondo me queste ragazze non erano in grado di rendersi conto di quello che stavano facendo, perché a 12 anni una ragazza non può sapere, secondo me, a cosa va incontro facendo quelle scene, perché ancora non si rende conto di che cosa vogliono dire, secondo me. E in più, anche a maggior ragione di questa cosa, per esempio, io avevo fatto un video in cui dicevo che erano uscite delle immagini nude di la De Blanc e anche di quell'attore dell'Avenger. Io in quel video per 3 volte dico: non andatevi a cercare quelle foto, non andate a divulgarle, eccetera eccetera. Quindi io sono una persona che veramente cerca di riconoscere questi comportamenti e cerca di limitarli. Tuttavia, per quanto riguarda la foto delle Red Velvet, secondo me la situazione è molto diversa, perché appunto sono sessualizzate tuttora e sono sessualizzate costantemente, e questa immagine non è un'immagine rubata o presa di nascosto, capite? Perché questi video fan cam, io mi ricordo in Giappone che un paio d'anni fa mi era arrivato il video webcam promosso da, non lo so, da chi voleva promuovere comunque questo gruppo, penso che era la sessione Giappone delle Red Velvet, in cui c'era un video fan cam, che però tanto fan non era, visto che era prodotto dalla stessa azienda che le voleva mettere, in cui c'erano zoom su zoom di culi di queste ragazze. Anche il fatto stesso che voi avete riconosciuto che quel sedere era di quel componente, la dice lunga su quanto non siano sessualizzate. Cioè, rendetevi conto, cioè, guardate questa situazione da una prospettiva più ampia, perché secondo me vi rendereste conto di tante cose. Vabbè, giusto per, vi leggo qualche commento perché sono veramente assurdi. Vabbè, non ce la fa a farcela.
Sun-ji potrebbe essere nata nel 1950, per quanto mi riguarda non dovevi farlo tu a prescindere, perché sei tu il primo che oggettifichi il loro corpo. E io vi dico sì, ma allo stesso tempo lo potrebbe fare anche l'azienda. Perché l'azienda, quando fa i music video, zooma sui loro sederi? Perché producono e promuovono questi video fan cam e nessuno dice niente? Io dico no all'ipersessualizzazione delle donne nell'industria, ma la sessualizzazione nelle thumbnails per clickbait, tanto sono maggiorenni, è legale. Che cos'è il discorso? Tu praticamente puoi ririciclare la mia foto per denunciare me, ma io non posso usare la loro foto per denunciare l'industria che alla fiera mio padre comprò. Tu stessa stai retweetando la mia foto, quindi tu stessa la stai oggettificando. Quindi, cioè, spiegami un po' perché tu puoi denunciare me, ma io non posso denunciare l'industria. Poi una persona mi ha detto: guarda, cambia la thumbnail e finiamola qui. Io ho detto ok, cambio la thumbnail, finiamola qui. Vatti a vedere il video, che così ti rendi conto che ti sei fatta l'idea sbagliata su di me, perché questa è una di quelle ragazze che mi ha scritto poco prima: bestemmia, leva Sun-ji dai tuoi tweet del cazzo, che spacci come contenuti decenti e smettiamola di portare zizzania continuamente per un po' di attenzione quando hai 30 anni per gamba. Scusate, una che mi ha scritto così, io gli voglio dire scusami, se tu pensi che i miei contenuti siano fatti per creare zizzania, capite che questa persona non sa assolutamente di che cosa io tratto sul mio canale, no? È palese, no, questa cosa. Quindi ho detto vabbè, vatti a vedere il canale. Lei invece praticamente mi ha risposto con Ariana Grande che ride. La cosa brutta comunque di questo canceling culture è che voi potete anche provare ad andare a spiegare come stanno le cose, ma non vi ascoltano, perché loro praticamente usano questi essenzialismi, praticamente loro vi identificano come il nemico. Quindi se voi siete il nemico potrete anche dire quello che volete, ma alla fine resterete il nemico. Quindi qualsiasi cosa fate, dite o volete fare è sempre fatta per diciamo un fine maligno o malefico. Per esempio, io faccio questi video sulla sessualizzazione delle donne non perché voglio sensibilizzare realmente le persone, ma solamente perché voglio fare click facili e creare zizzania, tra l'altro, capite? Anche queste persone praticamente che entrano in questo loop della canceling culture non vanno a verificare loro stesse che cosa è successo, perché voi pensate che quando è uscito questo video ha fatto 30.000 visite, ha ricevuto solo like, perché avrà fatto 2.600 like e 5 dislike, adesso magari ne ho un po' di più per tutto questo casino che è successo, però era un video fatto apposta per denunciare la sessualizzazione delle ragazze. Ah, e se qualcuno mi fa presente che in quel video ho sessualizzato le stellar perché ho messo delle immagini dei loro clip, vi posso dire che l'ho fatto e l'ho fatto in buona fede e l'ho fatto apposta, perché se voi vedete l'intervista di un componente in cui lei stessa denuncia quello che le è successo, la sua intervista è spezzata da immagini in cui mostra quando lei, un altro componente che beveva il latte in un music video, sono state sessualizzate. Quindi lei stessa ha voluto mettere in piazza il modo in cui lei è stata sessualizzata, mostrando quello che succede. Le Red Velvet fanno bene a uccidere gli uomini nei loro music video. Cioè, capite anche questo? Voi pensate veramente che le Red Velvet sarebbero orgogliose di voi nel vedere che scrivete queste cose? Io non credo. Uomo di merda va in guerra. La cosa è veramente sbagliata da troppi punti di vista. Cioè, un commento come questo è innanzitutto uno schiaffo a tutte le persone che realmente hanno combattuto, hanno perso la vita, e un altro è anche comunque antifemminista, contro gli uomini, contro le donne, antipacifista. Cioè, è veramente alla stregua di un atto terroristico scrivere una cosa del genere. E la cosa divertente è che tutte queste persone che mi hanno scritto che potrei morire in guerra e che dicono che ho bisogno di soldi, perché non sanno evidentemente che la mia professione è ben retribuita e mi dà veramente una stabilità economica, che non avrei bisogno di fare questi video, li faccio solamente perché mi piace e perché voglio cercare di migliorare le cose, anche se poi non ci riesco, perché io, ragazzi, posso fare errori, tutti facciamo errori, anche Obama l'ha detto. The world is messy. People who do really good stuff have flaws, but I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself, because man, you see how woke I was? I called you out. That's not activism. That's not bringing about change. If all you're doing is casting stones,
you're probably not going to get that far. That's easy to do. Quindi ci può stare che fai un errore. Quella copertina che ho fatto magari poteva essere censurata dall'inizio. Certamente ho sbagliato, ho fatto un errore, va bene. Però capite che è ipocrita dirmelo se siete dei fan delle Red Velvet e non andate a denunciare le agenzie stesse che le sessualizzano in ogni momento. Cioè è veramente un controsenso e io spererei che riusciste ad aprire gli occhi, togliervi quel prosciutto che avete davanti agli occhi e rendervene conto. E un'altra cosa che è emersa spesso da questi commenti è anche il fatto che la gente diceva: io c'avevo un 7 nel mio nickname e ho detto praticamente che si tratta di discriminazione se voi non ascoltate quello che dico solamente perché sono un piccolo 7, e ne ho ricevuto un sacco di commenti del genere, tant'è che io ho rimosso quel 7 negli ultimi video, ho anche smesso di usare, diciamo, i meme che mi piacevano, perché alla fine c'è una band che ascolto. Io, ragazzi, sapete quanti lavori mi sono arrivati in questi 2 mesi chiedendomi di fare canzoni simili ai BTS per gruppi cinesi? Tantissime. E quindi capite, è un gruppo che mi piace, che ascolto sia loro che le Blackpink, perché comunque appunto sono parte integrante del mio lavoro, apprezzo chi le fa le canzoni che sono molto belle, quindi non vedo perché non posso inserire i loro volti nelle thumbnail, anche perché io più volte ho chiesto agli altri fan se gli andasse bene e la risposta è stata quasi sempre positiva. Se siete delle ARMY e vi dà fastidio che uso i meme di diciamo di queste band nelle thumbnail, ditemelo, ma io lo faccio in buona fede, perché appunto spesso parlo di argomenti molto seri e se ci metto una foto carina di Arem, non lo so, mi mette un po' di allegria anche se parlo di cose bruttissime, capito? Però vabbè, posso capire che anche quello possa essere interpretato male e quindi mi dispiace di quello. Io sto scrivendo comunque una tesi abbastanza elaborata, è tutta in giapponese, per un corso che sto facendo della Ca' Foscari su cosa significhi la musica per l'essere umano e di quanto sia importante. Sto facendo delle ricerche proprio in questo ambito e quindi ho voluto postare, diciamo, un astratto di questa mia ricerca su Twitter per dire che comunque la musica dovrebbe unirci, non dovrebbe, diciamo, dividerci, perché ragazzi, se voi seguite un po' Twitter, io non lo sapevo prima di quest'anno, però per esempio ci sono state fan ARMY di altre nazioni che si sono incazzate con le ARMY italiane perché non avevano fatto arrivare la canzone dei BTS prima in classifica, una cosa del genere, oppure c'è stato uno scontro che non finiva più tra i One Direction e diciamo le ARMY per non lo so qual è il gruppo migliore, e poi anche il fatto che comunque non mi ascoltino perché ascolto quella musica, cioè la musica dovrebbe unire i popoli, e invece vedere questa cosa mi sembra una grande sconfitta per l'essere umano, commenti del genere, perché io ho detto che è discriminazione perché di fatto la discriminazione è questo: distinzione operata in seguito a un giudizio o una classificazione. Quindi voi mi classificate fan dei BTS, quindi mi classificate in una certa prospettiva, quando comunque ci sono fan e fan, non tutti sono pazzi. O anche il fatto che comunque io, per il fatto che sono classificato come uomo, non posso parlare di argomenti come l'oggettificazione delle donne. Cioè, lo trovo sbagliato, secondo me, perché comunque se è una cosa che mi sta a cuore e mi batto, e comunque anche fuori da YouTube io mi sono sempre battuto, e appunto ve l'ho detto anche all'inizio video che sto collaborando con gli enti competenti eccetera eccetera qui in Giappone, quindi sentirmi dire questa cosa, cioè, è veramente una sconfitta. Anche con la Camera del Commercio in Giappone adesso sto scrivendo una canzone per il quale non sono nemmeno pagato, però lo faccio volentieri appunto perché c'è questo messaggio di unione e appunto di fratellanza tra due popoli, quindi io è sempre una cosa per il quale ho lottato, credo e crederò sempre, quindi il fatto che quello che dico, magari un'azione che possa avere fatto, che possa essere interpretata male, possa venire così manipolata e essere ridotta la mia persona a un tweet, lo trovo veramente, cioè, anche noi youtuber come Soul Mafia, come io, siamo prima di tutto delle persone, quindi capito, non è che noi siamo degli esempi di moralità che al 100% dobbiamo sempre essere perfetti, perché siamo umani, sbagliamo, cioè in questo caso vabbè, ve l'ho spiegata, però capito, se magari in futuro capitasse qualcosa di peggiore, magari che faccio uno sbaglio più palese e non lo posso contestualizzare perché realmente ho sbagliato, ho fatto proprio una cazzata, magari in futuro potrebbe capitare, però capito, non è che quell'errore mi classifica, non è che quella cosa, che quell'errore che tu fai determina chi sei, perché siamo umani, è normale sbagliare.
Cioè, ascoltatevi anche il discorso che ha fatto R.M. alle Nazioni Unite, cioè, comunque, anche lì, anche lui lo spiega. In realtà io mi sono iniziato a piacere i BTS proprio dopo quel discorso, perché mi sono ritrovato tantissimo in quello, perché io più volte in passato, perché voi pensate che questa sia stata la prima controversia in cui io mi sono ritrovato, ma in realtà io quando ero più piccolo, vi parlo veramente quando avevo appena iniziato a fare musica, io cantavo in giapponese, comunque avevo un look molto giapponese, e non sapete quante persone hanno criticato il mio aspetto fisico, o comunque il fatto che non posso atteggiarmi così. Il fatto che io abbia deciso di lasciare la mia band nel 2013 è stato proprio per tutti questi commenti che stavo ricevendo, non ce la facevo più. Se mi succedesse adesso una cosa simile, probabilmente sono più forte. Infatti adesso voi mi avete attaccato e ho voluto fare questo video più che altro per spiegare. So che molti di voi non guarderanno questo video e mi attaccheranno perché ormai avete deciso che io sono il nemico e quindi va bene. Però se tu invece sei una persona che sei stata, diciamo, malinterpretata o per qualche motivo hai fatto un errore e ti hanno messa la gogna, sappi che questo tuo errore non sei tu. Ti puoi riprendere e non devi farti abbattere da queste persone, perché non è giusto. E per tutte le persone invece che pensano di avermi attaccato e di avermi fatto stare male, vi posso dire che sono rimasto dispiaciuto, perché ho visto proprio il degrado della società, perché veramente tirare fuori discorsi come vai a morire in guerra sono discorsi veramente brutti. Però se voi pensate che avete veramente colpito la mia persona, vi dico: ragazzi, mi dispiace, non è così, sono molto più forte di quello che ero una volta e quindi i vostri attacchi trovano il tempo che trovano. E quando ho detto sul mio Twitter che ho annunciato che per un po' mi sarei tolto da Twitter o avrei smesso di scrivere tweet in italiano, c'era la gente che commentava tipo alleluia, meno male, oddio sto urlando, sono felicissima. Io dico: veramente tu sei felice? Cioè, tu trovi felicità in questa situazione? Io l'unica cosa che posso dire è: non vorrei essere scortese, però mi sembri un po' patetica se veramente questo ti rende felice. Io sono felice quando a mia cugina è nata una figlia. Io sono felice quando, non lo so, mi arriva un lavoro che aspettavo da tempo. Io sono felice quando qualche fan mi scrive che grazie ai miei video è riuscita a superare magari una situazione difficile, o le è venuta voglia di andare a vivere in Giappone perché sono riuscita a trasmettere il piacere che io ho per il Giappone. Però essere felici perché siete riusciti a cancellare un'altra persona è una cosa orribile, secondo me. Poi ovviamente ci sono sempre le circostanze, però in questo caso specifico io non lo so. Adesso vi vorrei in ultimo parlare di un discorso che mi ha fatto un insegnante di cui sto seguendo un corso comunque appunto a Ca' Foscari, che mi ha fatto molto riflettere e l'ha scritto in uno dei suoi saggi, che diceva praticamente di quest'anime che si chiama Hampaman. E in questo anime Hampaman abbiamo praticamente questo panino principale che è il protagonista, è questa specie di supereroe che è appunto un Hampaman, quindi è un panino ai fagioli dolci, e è contro praticamente questo personaggio che si chiama Biking Man, che è praticamente la muffa, diciamo così. La cosa interessante è che entrambe le parti danno pugni praticamente all'avversario, quindi entrambe usano la violenza. Tuttavia, soltanto diciamo il panino Hampaman è riconosciuto come l'eroe, mentre l'altro, per antitesi, è visto come diciamo il nemico, la persona da abbattere. Tuttavia anche qui c'è una specie di assolutismo, perché noi non sappiamo che cosa fa veramente Hampaman e se quello che fa è veramente buono. Noi vediamo tutto in questa prospettiva e non riusciamo a vedere le cose da un'altra prospettiva, e questo è veramente quello che succede molto spesso anche con la canceling culture. E secondo me questa situazione deve cambiare, almeno questo è quello che credo. Io avrei tantissime altre cose che vorrei dire su questo argomento. Quello che io vi chiedo è di pensare e soprattutto verificare prima di mandare sentenze su una persona. Vorrei adesso affrontare un ultimo discorso che secondo me è veramente importante, e per questo andrei comunque a prendere anche un testo di Joe Freeman, Thrashing the Dark Side of Sisterhood. Thrashing non è disaccordo, non è un conflitto, non è opposizione. Si tratta di fenomeni perfettamente ordinari che, se impegnati reciprocamente, onestamente e non eccessivamente, sono necessari per mantenere un'organizzazione sana e attiva. Occasionalmente è
mascherato da una retorica del conflitto onesto, è manipolativo, disonesto ed eccessivo. Viene fatto per denigrare e distruggere, qualunque sia il mezzo utilizzato. Il trashing implica una violenza della propria integrità, una dichiarazione della propria inutilità e delle proprie motivazioni. In effetti, ciò che viene attaccato non sono le azioni o le proprie idee, ma le stesse persone. E questo, secondo me, è proprio il problema del canceling, che non c'è realmente il desiderio di voler far cambiare opinione a questa persona. Tutto quello che si vuole fare è distruggerla in qualche modo. La cosa più triste è che spesso praticamente questo canceling viene nascosto da una retorica di pseudo-moralismo, quando in realtà non c'è assolutamente niente di morale nel cercare di distruggere un altro individuo, vi rendete conto? C'era una ragazza, una pornostar, che aveva fatto nel 2017 dei commenti transfobici per niente carini e per questo era stata attaccata in massa online. Ha cercato in qualche modo di difendersi, peggiorando in realtà la situazione, e ha finito per impiccarsi. Sia Marco si è scusato, sia io mi sono scusato, sia James Charles ci ha scusato a suo tempo, ma come sono state recepite le sue, diciamo, scuse, le mie scuse o quelle di Marco? Il punto è che se voi siete stati etichettati come nemici, lo sarete praticamente per sempre e quelle scuse verranno ritenute, nel migliore dei casi, non genuine. Oppure, anche se voi, che ne so, riuscite a spiegare, come io sto cercando di fare con questo video, il vostro caso, portando delle prove e cercando di spiegare, io non so come questo video verrà recepito. Magari la gente cercherà di strumentalizzare questo video e farmi passare ancora per una persona veramente terribile, un predatore sessuale, che non credo sia il caso. Però, capite, anche se voi riuscite a mostrare con le prove quello che vi è successo, al migliore dei casi la gente dirà che sono una persona che non accetta critiche. Oppure se prendete un periodo di pausa e fate un periodo di silenzio, la gente magari dirà che non ho coraggio, che mi sono nascosto, che sto facendo finta di niente, che ignoro la situazione, che non mi interessa. E il punto è che la gente non è che vede magari il tuo errore come un semplice errore, lo vede come se ti fosse caduta la maschera in quel momento e hai rivelato la tua vera persona. Quindi io, tutto quello che io ho cercato di costruire su YouTube in questi 2 anni e qualcosa che sono su questo canale, non l'ho fatto realmente per sensibilizzare le persone, ma il fatto stesso che io avessi usare quella copertina significa che in realtà la mia agenda sia molto più... Che il mio piano sia molto più machiavellico e miri a fare soldi e farmi fare amare da voi. Ma io, ragazzi, mi dispiace deludervi, non sono così. A me realmente stanno a cuore queste cause e a me realmente interessa cercare di fare la differenza. Non lo so, ragazzi, di primo impatto, quando ho visto tutte queste cose che stavano succedendo, mi era quasi venuta voglia di dire ma chi me lo fa fare? Cioè, forse YouTube non è il posto giusto per me per esprimere queste idee, non è il modo giusto per cambiare l'idea alle persone. Però io ho detto, ho preso un impegno con questo canale, ho voluto mettermi in gioco, ho voluto associare il mio volto a questi temi così importanti, ho voluto essere vulnerabile. È un facile bersaglio per questo cyberbullismo. E io non mi tiro indietro, ragazzi. No. Ragazzi, ci avrei ancora tanto da dire. Forse a questo video susseguirà una seconda parte in cui parlerò nel dettaglio di alcune cose che ho volutamente tralasciato da questo video. Magari le esprimerò in un prossimo video. E niente. Io vi ringrazio davvero per guardare questi video. Io so che non mi conoscete e purtroppo, per quanti video possa fare, non riuscirete mai a conoscermi, probabilmente attraverso YouTube. Però io vi chiedo veramente di ascoltare quello che dico e se per qualche motivo riuscite a vedere oltre quello che è questo schermo e a formare veramente una connessione diretta con me, mi farebbe veramente piacere, perché è quello che cerco di fare. E io spero davvero che riusciate a vedermi per quello che sono veramente.